Cari amici, in questa lezione continueremo ancora a parlare della forza di gravità sulla Terra e in particolar modo la forza di gravità che si ha sotto la Terra. Già nella lezione precedente avevamo visto come la forza di gravità varia man mano che noi ci si avvicini al centro della Terra. Ebbene, oggi presenteremo un esempio simbolico che ci fa capire come effettivamente varia la gravità terrestre a seconda del punto della Terra in cui ci si trova, più particolarmente dentro la Terra. Io ottimisticamente nelle lezioni precedenti avevo detto che avrei parlato della gravità, della forza di gravità sulla Terra in una o due lezioni e poi sarei passato alla forza di gravità nello spazio. In realtà mi sono reso conto che l'argomento riguardante la forza di gravità sulla Terra richiede degli approfondimenti e quindi mi sono dilungato un po', per cui sia in questa che nella prossima lezione parlerò ancora di gravità sulla Terra e in particolar modo di gravità sotto la Terra. E poi finalmente parleremo della gravità che si ha quando ci si trova nello spazio. Un'ultima cosa prima di iniziare questa lezione, volevo farvi ricordare che nella lezione 165, quindi l'ultima lezione che ho fatto, alla parte finale della lezione io avevo scritto questa formula, cioè che G di R è uguale a G per 4 terzi pi greca mu per R. Ecco, in una parte di questa formula io ho dimenticato di scrivere la costante di gravitazione G. Quindi vogliatemi perdonare per questa dimenticanza, però diciamo che il concetto doveva essere abbastanza chiaro. Pertanto questa forza di gravità che si ha sulla superficie della Terra, perché qui vedete che ho scritto G con la R maiuscola, dove la R maiuscola sta a indicare il raggio medio della Terra, è un qualcosa che dipende da questa quantità, che è tutta una costante, perché la costante di gravitazione universale è ovviamente una costante, 4 terzi pi greca e mu, dove mu rappresenta la densità media della Terra, che qui la supponiamo costante, anche se poi in realtà non è così, in quanto, come sappiamo, la Terra è costituita da diversi strati solidi e anche liquidi, e quindi a temperature elevatissime, pressioni elevatissime. Pertanto non ha una densità costante su tutta la Terra, ma diciamo che come valor medio questo si avvicina abbastanza alla realtà. Pertanto si vede che questa G di R è una funzione che dipende da una costante K per R. E R è, diciamo, in questo caso il valore che abbiamo ottenuto sulla superficie terrestre, quindi il raggio della Terra. Però nella lezione precedente avevamo visto, proprio alla fine della lezione, che l'accelerazione di gravità che ha un corpo che si trova all'interno della Terra dipende dalla distanza dal centro della Terra. Infatti si vedeva che se qui creiamo un grafico in cui in ascissa mettiamo la distanza r piccolo, che rappresenta la distanza di un punto P dal centro della Terra, e in ordinata mettiamo l'accelerazione di gravità che si ha nel punto P e o in altri punti, ecco che cosa viene fuori. Viene fuori, proprio per effetto di questa legge che ci dice che la G è uguale a una costante per la distanza R, ecco che noi otteniamo una linea retta di questo genere. Quindi quando noi ci troviamo a circa 6300 km, che è, diciamo, il raggio medio della Terra, ecco che qui ho segnato 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 6300 km, siamo proprio sulla superficie terrestre. Ebbene, in questo punto corrisponde un'accelerazione di gravità che è uguale a 9,8065, quindi 9,81 per dirla in termini pratici. Quindi vedete che la gravità tende ad aumentare partendo dal centro della Terra fino ad arrivare sulla superficie, raggiungendo il valore di 9,81 metri al secondo quadrato. Qui ho riportato alcuni elementi che ci serviranno per i calcoli successivi, e vediamo che il raggio è di circa 6372 km, la massa 5,9726 per 10 alla 24 kg,
La densità media della Terra, come abbiamo detto, è di 5.514 kg al metro cubo e la famosa costante di gravitazione G, che avevo dimenticato nella formula finale della lezione precedente, è di 6,67 all'incirca per 10 alla meno 11 metri cubi fratto secondi quadri chilogrammi. Bene, a questo punto facciamo un caso concreto, perché abbiamo visto che l'accelerazione che si ha all'interno della Terra dipende dalla distanza dal centro della Terra. Pertanto, se io vado a scrivere la relazione che ci dà l'accelerazione in funzione della distanza r piccolo dal centro della Terra, ecco che l'accelerazione dovuta alla gravitazione è data da questa formula, cioè dalla costante di gravitazione g per la massa che si ha nella sfera, diciamo, però di raggio r piccolo, quindi diciamo se questo è il punto P, questo è la sfera che circonda il punto P ed è una sfera di raggio r. E quindi è g per mr diviso r al quadrato. Questa è la legge di gravitazione che ci dice che appunto l'accelerazione è funzione della distanza r dal centro della sfera. Però la massa della Terra confinata all'interno di questa sfera, che ha diciamo come punto estremo P, è data da un volume, il volume della sfera per la densità diviso r quadro. Ma il volume di una sfera qual è? È 4 terzi pi greca r al cubo. Quindi questa formula si riscrive in questa maniera: g che moltiplica 4 terzi pi greca r al cubo, che è la BdR, per mu diviso r al quadrato. Ma come vedete, qui abbiamo un r al cubo, quindi un r al quadrato, e per cui si semplifica. Per cui, mettendo in evidenza, qui abbiamo un c per 4 terzi pi greca mu, tutto quanto moltiplicato per r. Ma questa quantità, come avevamo già visto nella lezione precedente, è uguale alla costante k, cioè questo, per la distanza r dal centro della sfera. Però se noi creiamo appunto, come abbiamo già detto, un tunnel che attraversa la Terra, che è privo d'aria e che ha le pareti lisce, una persona che vi cadesse sfortunatamente dentro, che cosa vedrebbe? Vedrebbe che il suo corpo tenderebbe ad avere un'accelerazione massima all'inizio, quando parte, poi questa accelerazione tenderebbe a diminuire per diventare nulla al centro, mentre la sua velocità, che da nulla era quando è caduto nel tunnel, raggiunge la velocità massima al centro per poi diminuire e annullarsi dall'altra parte. Però verrebbe poi risucchiato sempre dalla stessa gravità terrestre e ripercorrerebbe il percorso all'indietro ritornando al punto A. Quindi questo è nient'altro che un moto armonico semplice in cui la velocità angolare omega è rappresentata da 2 pi greca su P di S. Io ho scritto P di S per non confonderlo con questo P, perché sarebbe il periodo espresso in secondi. E quindi se noi vogliamo ad esempio vedere come varia la distanza r in funzione del tempo, quindi se noi partiamo con un tempo t uguale a zero sulla superficie della Terra, vediamo quanto varia questa rt. Allora, al tempo t uguale a zero, noi abbiamo che è uguale ad r per il coseno di omega t. Ma se t è uguale a 0, il coseno di omega t è 1, quindi r di t piccolo è uguale a r grande, cioè rappresenta proprio la distanza r del raggio medio terrestre. Se invece t è uguale a p secondi, periodo in secondi, diviso 4, perché diciamo che tutto il periodo che si ha quando un corpo cade è quello che va dal punto A al punto B e poi dal punto B al punto A. Quindi per percorrere questo tratto si percorre praticamente un quarto del periodo che effettivamente occorre per avere il ritorno del corpo dal punto A, passando per il centro della Terra al punto B, di nuovo per il centro della Terra e ritornare sul punto A. Quindi un t si esprime come p quarti. E quindi r, scrivendo questa formula, è un r per coseno di omega t,
ma omega abbiamo detto che è 2 pi greca su pi, e t in questo caso rappresenta pi quarti, per cui pi e pi vanno via, il 4 si semplifica col 2, quindi rimane un coseno di pi greca mezzi, ma il coseno di pi greca mezzi è 0, per cui 0 per r continua a fare 0. Diciamo che la distanza che ha il punto P in un tempo che è uguale a un quarto di periodo, quindi pi quarti, e corrisponde proprio a 0, quindi questa r di t è uguale a 0. Ovviamente poi la cosa cambia di segno se andiamo in questo senso, quindi la r tenderà ad aumentare negativamente fino ad raggiungere il massimo valore dall'altra parte. Però se questa è una r in funzione del tempo, se noi facciamo la derivata della r rispetto al tempo, otteniamo la velocità rispetto al tempo, quindi la velocità del corpo che cade, e la velocità è nient'altro che il dr su dt. Quindi se deriviamo questa formula, che cosa otteniamo? Se facciamo la derivata del coseno, noi otteniamo meno seno di omega t, però omega, la derivata di omega t è uguale a omega, quindi bisogna scrivere un meno omega per r per seno di omega t. Al solito, se t è uguale a 0, in questo caso diventa un seno di 0 che mi dà un valore nullo, 0. Quindi la velocità in funzione del tempo all'istante t 0 è uguale a 0. Mentre se il t è uguale al periodo diviso 4, un quarto del periodo, ecco che io ottengo che cosa? Un v che è uguale a meno omega r seno di 2 pi greca su pi per pi fratto 4, come abbiamo fatto prima. Quindi pi e pi vanno via, il 2 e il 4 si semplifica e diventa un seno di pi greca mezzi che è uguale a 1. Quindi questa quantità vale 1, quindi la v è uguale a meno omega r. E la cosa si intuisce facilmente, perché quando una persona, un oggetto cade nel tunnel, all'inizio non ha velocità, ha velocità 0, però raggiunge una velocità massima quando arriva proprio al centro della Terra, ed è espresso appunto da meno omega r. E poi dopo questa velocità tenderà a diminuire per annullarsi sulla superficie della Terra, però dall'altro punto, e per poi di nuovo riaumentare, raggiungere il valore massimo e ridiminuire e tornare a 0. Quindi che cosa succede? Che la velocità sulla superficie terrestre quando si cade nel tunnel è uguale a 0, mentre l'accelerazione massima, cosa che invece si ha esattamente il contrario per quanto riguarda la velocità al centro della Terra, che sarà massima, mentre l'accelerazione sarà nulla. E infatti adesso la vediamo subito, che se noi deriviamo la velocità rispetto al tempo, o facciamo la derivata seconda della r rispetto a t, di 2r su 2t, 2, e viene la derivata del seno diventa un coseno, la derivata del omega t diventa un omega, ma dato che c'era già un omega diventa omega per omega, fa un omega 4, quindi diventa meno omega 4r coseno di omega t. Quindi diventa un omega quadro r, perché questa quantità che vedete qui è proprio la r di t. Quindi se t è uguale a 0, che cosa viene fuori? Viene fuori che a è uguale a omega quadro r col segno negativo. Se t è uguale a pi quarti, ps in secondi diviso 4, il coseno di omega t diventa 0 e di conseguenza tutta la quantità e di conseguenza tutta la formula diventa 0, per cui l'accelerazione diventa nulla al centro della Terra. Quindi se noi adesso abbiamo ottenuto due equazioni, una che ci dà l'accelerazione in funzione della distanza r dal centro della Terra e un'altra che ci dà l'accelerazione in funzione del tempo, però diciamo che la a di r è uguale alla a di t in questo caso, per cui si possono confondere queste due accelerazioni. E quindi che cosa ne viene fuori? Che la di r corrisponde alla formula 1 che avevamo visto, cioè questo kr che è poi scritto in altra maniera, è un g per 4 terzi pi greca mu per r, che è uguale a quest'altra formula, alla formula 2, che è meno omega 4 r.
Pertanto, se io enucleo l'omega, quadro e ne faccio la radice quadrata, ottengo la radice di G per 4 terzi pi greca mu, che è uguale proprio a omega, cioè la velocità angolare omega. Ma la velocità angolare omega è uguale a 2 pi greca su pi, per cui pi, sempre in secondi, è uguale a 2 pi greca su omega. Per cui andiamo a sostituire l'omega in questa formula e viene fuori un ps uguale a 2 pi greca fratto la radice di g per 4 terzi pi greca mu. Se levo tutto quanto al quadrato sparisce sotto la radice e questo diventa un 4 pi greca quadro, mentre sotto rimane un g per 4 per pi greca per mu e il 3, che invece era denominatore sotto denominatore, passa a numeratore e diventa un 3 qui, quindi diventa un 4 per 3 per pi greca quadro diviso 4 g grande costante di gravitazione universale pi greca mu. Quindi il pi greca quadro e il pi greca si semplificano e rimangono semplicemente un pi greca, il 4 e il 4 vanno via. Per cui, se facciamo la radice quadrata di tutto, diventa che il periodo di oscillazione del corpo che cade dentro un tunnel che attraversa il centro della Terra è dato dalla radice quadrata di 3 volte pi greca diviso g per mu, quindi per la densità media della Terra. Quindi, andando a sostituire i valori di 3 per pi greca diviso la costante g, che abbiamo detto 6,67 per 10 alla meno 11, per mu che è 5514 kg al metro cubo, e facciamo tutto alla radice, otteniamo il valore di pi in secondi. Ecco, qui ho dimenticato di scrivere secondi, ma comunque ci si intende. Questo è 5061 secondi, 217, che diviso per 60 mi dà 84 minuti e 21 secondi. Quindi cosa vuol dire? Che se io lascio cadere un corpo da un punto della Terra in un tunnel che passa per il centro della Terra, questo corpo ritornerà di nuovo nel punto A, teoricamente, perché chiaramente non è possibile creare un tunnel privo d'aria, senza attrito, eccetera, eccetera. Ebbene, questo corpo ipotetico, in questo ipotetico tunnel, impiegherà 84 minuti e 21 secondi. Ma adesso vediamo la velocità che si raggiunge nel centro della Terra. Allora, la velocità abbiamo detto che è questa, cioè meno omega r seno di omega t. Ma quando siamo al centro della Terra abbiamo visto che il valore della velocità è uguale a meno omega r, quindi o meno r per omega. Quindi r ce l'abbiamo, l'omega ce l'abbiamo, perché abbiamo anche il periodo, che in questo caso è di 84 minuti e 21 secondi, però trasformati in secondi sono 5061. Per il razzo della Terra medio è di 6372,797 metri. Ecco, facendo questo semplice calcolo otteniamo un meno 7,911 km al secondo, che possiamo approssimare a 8 km al secondo. Quindi vuol dire che se io lascio cadere un corpo dalla superficie della Terra verso il centro della Terra, questo acquista man mano una velocità sempre più elevata fino a raggiungere il centro della Terra con una velocità massima di circa 8 km al secondo. Poi questa velocità tenderà a diminuire, si annulla nel punto B, poi tenderà di nuovo ad aumentare raggiungendo 8 km al secondo e poi si annulla di nuovo ritornando nel punto A. Bene, questa è, diciamo, una spiegazione di come si comporta la gravità della Terra all'interno della Terra stessa. Continueremo a fare questi discorsi sempre basati sulla gravità interna alla Terra nella prossima lezione. Arrivederci a tutti.